Benvenuti sul calderone di Sara. Oggi faremo una torta con un frutto di stagione, ovvero con le pesche. Come primissima cosa, puliamo le pesche, le tagliamo a pezzetti e le arroriamo col succo di limone, dopodiché le mettiamo da parte. Rompiamo in una ciotola due uova intere e aggiungiamo lo zucchero. Dopodiché montiamo molto molto bene con delle fruste. Quando il composto sarà ben montato, possiamo aggiungere l'olio e lo yogurt e amalgamarli bene. Dopodiché aggiungiamo la farina in due o tre volte, amalgamandola molto bene fra una volta e l'altra. Una volta che tutta la farina sarà ben incorporata, aggiungiamo il lievito setacciandolo con un colino. E quando tutto sarà ben amalgamato, trasfileremo il composto in una teglia coperta di carta forno bagnata e strizzata. Infine, finalmente possiamo aggiungere il frutto di stagione, ovvero le pesche. Le disponiamo sopra la torta e dopodiché irroriamo la torta col sughino che hanno prodotto insieme al succo di limone. E voilà, pronta per il forno. Andrà cotta in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti. Ed eccola qui una volta sformata. Mi raccomando, prima di toglierla dalla teglia andrà lasciata raffreddare completamente. Una volta lasciata raffreddare potrete cospargerla di zucchero a velo se vi piace. Qui vi mostro una bella fetta tagliata. Nel qual caso il video vi fosse piaciuto, lasciate un pollicino in su per aiutare me e il mio canale a crescere. Se vi va, commentate e se volete iscrivetevi. Io vi mando un grandissimo bacione e spero di rivedermi nel prossimo video. Ciao!